bene, possiamo cominciare. Sarà cosa semplice e... Grazie rappresenta questo, la sublimazione di un'idea, di un pensiero, di un sogno. Stiamo realizzando questo sogno per i nostri ragazzi, per la città di Cortona e per tutti i nostri amici. La voglia veramente di fare un qualcosa che potesse dimostrare in maniera fattiva e divertente che le barriere non ci sono, che si vogliono abbattere le mura del pregiudizio, abbattere le mura fisiche anche della essere confinati, no? Noi abbiamo sempre fatto tutto un istituto, cioè tutto il nostro piccolo, nella nostra piccola casa, invece qui c'è più gente, ci dà più calore. È una cosa molto molto divertente ed emozionante, cioè salire sul palco del Teatro Signorelli, veramente una cosa molto molto emozionante, specialmente per me. Cosa stai aspettando? Forza, scendi da sola, scendi da sola. Perché nella vita non volersi divertire è un peccato. Perché ridere fa davvero bene alla salute, perché la vita sa essere feroce, ma anche ferocemente divertente, perché la battaglia non è tra la vita e la morte, ma tra vivere davvero o no. L'intensità dell'esistenza è il vero successo della vita stessa. Grazie a voi. E qui l'importante è non tanto il vincere, ma è il vincere la paura, è il partecipare, è esordire in uno spazio che credo sia lo spazio idoneo per poter comunicare come si riesce e per insegnare ad ascoltare come si dovrebbe. Abbattere quelle barriere mentali e ideologiche e sentirsi protagonisti della vita allo stesso modo in cui si sente quello che viene definito un ragazzo normodotato. Quindi questi ragazzi speciali si sentono di poter prendere in mano la loro vita e mostrare a 360 gradi tutte le potenzialità e le proprie risorse. Il teatro è per essenza il luogo del non giudizio, conseguentemente cala questo giudizio, cala ogni barriera e appunto queste relazioni forti, queste emozioni forti e universali emergono rendendoci tutti uguali.